Con un gol a 4 minuti dalla fine, l'Audace Cerignola vince nella nona giornata del campionato di eccellenza regionale pugliese contro un ostico Novoli. E così i gialloblu restano al comando della classifica dopo 9 giornate. Il tecnico giallo-azzurro Farina schiera un 3-4-1-2 che conferma in difesa Sacco e Gigi La Salanda ritrova una maglia da titolare. Nei primi 6 minuti due opportunità per i padroni di casa, la prima con Albanese su corner di Mora e la seconda un'azione personale dello stesso, frenata in angolo con i piedi dal portiere ospite. Il secondo tempo si rivela ancora ricco di emozioni, soprattutto con numerose palle gol per la formazione di casa fino al gol a 4 minuti dalla fine. Marinaro salta due avversari, scroppata di Russo sull'auto di destra che effettua il traversone, arriva in spaccata la dogana che supera l'incolpevole portiere ospite. Dunque, nonostante ciò e con il gol di un giovane, l'Audace riesce a venire a capo di situazioni difficili. Domenica prossima trasferta contro il Bisceglie. Mimmo Siena, Speciale News.